Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Kirby's Adventure Week. In questa puntata i nostri eroi si diletteranno in questo arco livello. In questa puntata sarò io il giocatore principale, il signor Lorenzo, il mio fedele compagno giallo. Guardate un po'. Comunque, attenti veramente a questi nastri trasportatori, perché vi potranno veramente impedire di prendere molti ingranaggi. Quindi cercate sempre di mantenere un certo controllo sul livello camminando all'indietro. Prendiamo quindi una bella torta e assorbiamo il nemico. Opla! Per prendere questa bella moneta. Pian pianino raggiungiamo il cannone. Però mi raccomando, signori, cercate di essere veramente pronti con i vostri riflessi, perché è un livello che nasconde insidie. Potere spino, utile per eliminare i nemici sul nastro. Però state veramente attenti, attenti, attentissimi. Ecco, adesso abbandoniamo questo potere. Vediamo un po' allora. Qui c'è un pezzo veramente complicato. Allora, dovremo cercare di rimanere incastrati tra le piattaforme per poi, signori, raggiungere questa piccola parte di livello e quindi per prendere l'ingranaggio. Vedi, signor Lorenzo, che se fosse solo lei saremmo partiti alla velocità della luce? Continuiamo. Ah, massimo potere! No, aiuto! Sono diventato una polpetta, messer polpetta! Forza, martello, almeno distruggi il massimo potere. Perfetto, i martelli ce ne siamo sbarazzati completamente. Opla! Coraggio! Opla! Forza! Forza! Opla! Massimo potere! Perfetto. Per una volta le nostre energie sono recuperate. Allora, qui ci saranno vari boss, signori, quindi io utilizzo il mio bel potere. Ecco, prendo il potere granata, signor Lorenzo. Bene, benissimo. Con questo potere probabilmente riusciremo a distruggere dei blocchi che teoricamente non sono possibili da distruggere. Vediamo un po'. Ecco, signori, due boss! Io mi preparo subito con la mia mossa speciale, Redu e Montezuma. Coraggio, il potere raggio per eccellenza, seguito dal potere roccia. Forza! Un nemico eliminato! Io prendo il potere raggio. Lei prende il potere pietra, signor Lorenzo. Ci penso io. Opla! No? Accidenti! Ce l'abbiamo fatta? No, questo è veramente un osso duro. Oddio, mi sono salvato per un pelo. E comunque il nemico è sconfitto. E con il potere pietra probabilmente potremo distruggere alcuni blocchi. Ecco, signor Lorenzo, se lei diventa un macigno qui, avremo accesso a cibo e viveri. Coraggio, forza, adesso può liberarsi per farmi passare e darmi cibo. Vediamo un po', qui non c'è un bel niente, solo monete per fortuna. Vediamo un po', adesso signori, qui c'è un altro ingranaggio. Quindi muoviamoci, prendiamo il potere acqua e surfiamo alla velocità della luce. Forza, surfiamo alla velocità della luce. No, il potere è stato preso. Un altro ingranaggio assicurato nelle mani del Team Rocket. Perché Team Rocket? Oggi sono fissato. Oddio, attenzione a non cadere, stavo per cadere e fare una figura colossale. Entriamo quindi in questo piccolo portale. Saliamo le scale, dove ci condurrà... Oh, questi martingegni sono alquanto singolari. Le persone potrebbero fraintendere alla grande. No, io questo potere meglio non cederlo. Ottimo! Ecco, signori, il potere Kirby Sfera Magica! Sottratto al giocatore principale da un assoluto Lorenzo. Bene, almeno signori non dovrò preoccuparmi di molto. E vediamo i blocchi e i passaggi segreti sbloccati. Il potere è quanto singolare, però che non dà soddisfazione come il potere martellone e il potere padellone. Bisogna riconoscerlo questo. Allora, lei vada di qui, vado di qui. Ah, qui c'è solo un nemico. Niente da fare, quindi ecco, riutilizzi il suo potere per distruggere questi blocchi. Almeno avremo il passaggio libero. Io prendo intanto le monete, lasciate cadere. Forza! Ecco qua. Siamo pronti a salire. Quindi dovremo affrontare Phoenix Ferix. Oh mio Dio. Ho veramente paura. Distruggiamo ancora una volta i nemici. E anche questi altri quattro blocchi. Cioè, vedete, non è che sia poi un potere così divertente da usare alla fin fine. Chissà. Sarà che non sono un amante di questo potere, però io non lo trovo tanto carino. Ecco, riutilizzi un'altra volta il suo grande potere. Ecco, questi blocchi sono già più difficili da distruggere. Perché poi è anche un po' difficile controllare la sfera magica, d'altronde. Siamo a ben 8 unità di vita. Wow! Ed abbandoniamo quindi il livello per ora raggiungere quasi quasi il nostro caro amico, miglior amico Phoenix Ferix. Oh no,
Non ce l'abbiamo fatta a prenderli al primo colpo. Coraggio, ritorniamo. Ecco, una parte è fatta. Procediamo alla prossima. Riutilizziamo le sfere magiche. Forza, signor Lorenzo. Coraggio. C'è il tempo, a quanto pare. Coraggio. Vada di lì. Perfetto. Ritorno. Signor Lorenzo, vada. Faccia tutto in un colpo. Perfetto. Ritorni. Ottimo. Ecco, dai, che ce la fa, ce la fa. No, signor Lorenzo. Il potere si sta per esaurire. Coraggio. Forza. Riutilizzi ancora una volta. Coraggio. Oh, una parte è fatta. Vado dall'altra. No. Forza, ti prego. Signor Lorenzo, si sta esaurendo il potere. Mi raccomando, ce la può fare. Ce la può fare. Coraggio. Forza. Forza. Anima e coraggio, si sta per esaurire. Si concentri, faccia un bel respiro, accidenti. Oh, perfetto, torni indietro e sempre dritto. Ce l'abbiamo fatta, porca miseria. Oh, sia lodato Gesù Cristo. Vediamo un po' adesso, quindi. Dovremo incontrare il nostro Baldo giovanotto. Ma non ne ha distrutto qualcuno? Ah, no, c'era la dimensione. Perfetto, quindi cediamo il nostro potere per raggiungere il dolce e amato Fenix. Ok, dove sta la frattura? È qui giù? Ah, qui c'è un bel maximum potato per fortuna, forza! Ce la possiamo fare, signori! 1, 2, 3, all'attacco! Forza, pian piano... Oh, ecco, già l'acqua, oh mio Dio! Abbiamo 8 pippi di vita, però. Forza, attenzione a non morire... Attenzione, signori. Usiamo l'acqua per raggiungere gli anfratti più semplici. Ok, bypassiamo quindi i colpi di cannone. Perfetto, dai, coraggio. Perfetto, andiamo. Qui c'è un potere, c'è un pesciolino. Perfetto, tutto lineare. Coraggio, continuiamo la nostra scalata. Altre banane. Ah, altre banane, attenzione. Sempre più giù, sempre più giù. Oddio, sono sempre io, solito. Accidenti, devo farcela da solo. Metal Knight, che vuol dire Metal Knight? Distrugga i nemici. Coraggio. Stiamo messi malissimo, signor Lorenzo. Non per addolorarla. Forza, ok. Usiamo il mega assorbimento. Forza. Utilizziamolo e... Opla. Rimandiamo un po' indietro la sfera di energia. Così avremo meno fiato sul collo. Coraggio. Coraggio. La porta è lì. La porta è lì. Signor Lorenzo, io guardi per non morire, penso che mi terrò a distanza. Quindi cerchi lei di essere d'aiuto. Prendiamo il potere martellone. Penso faccia più danni. Allora, mi raccomando, signor Lorenzo, conto veramente su di lei. Ripongo le mie speranze in lei. Mi raccomando. Cavolo, mi sto già esponendo troppo, probabilmente. Qualche colpo lo posso dare, però mi raccomando, cerchi lei, infatti, vede? Ho veramente paura di perdere. Bravo, bravissimo, sto andando bene. Continui così, coraggio. Se muore lei, calcoli che siamo fritti, non per dirle niente, ma... Attenzione, vai, forza, Lorenzo. Coraggio, attenzione. Se la sta cavando bene, bene, forza, continui, continui. Oh, io non posso assorbirle. Oh, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Grande Lorenzo. Per una volta ci è stato d'aiuto. E abbiamo preso quindi tutte le sfere del terzo livello delle industrie in bollettino. Veramente una cosa molto complicata, ma ce l'abbiamo fatta. Ed usciamo anche da questa buia frattura dimensionale. Ottimo, missione compiuta. Procediamo quindi, prendiamo il cannone verso la fine del livello. E adesso pronti ad entrare nel minigioco. 3, 2, 1, salta! Opla! Speriamo di ottenere un bonus di squadra. Perfetto, incredibile, ce l'abbiamo fatta. Speriamo di raggiungere almeno un bel 1-up. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Oh, è andata veramente molto molto bene. E signori, per questa puntata di Kirby's Adventure Wii è tutto. Ci vedremo nella prossima puntata, dove faremo il quarto livello dell'industria in voltino. Ciao a tutti e alla prossima.